Rinnovo sì, rinnovo no, rinnovo forse. Ce la prendiamo nelle ciabatte. Na 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 na
totale di due pizze. E l'Italia è questa qua. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Tutti a parlare di rinnovi, rinnovi, rinnovi. Più se ne parla che se ne fa. Si dice così, più se ne parla che se ne fa. Non penso si dica così. In ogni caso, si parla. Non so se andare qua a Rogoredo o se andare in Cuoco. Mi sa che vado qua a Rogoredo. Mi faccio sta sporchina così, tattica. Si parla. Ma le firme? Ma le firme non ci sono. Si parla, ma le firme non ci sono. Va bene. Cioè, qua è sempre chiuso sto bar. C'era una cameriera con un Let it be wonderful ed è chiuso. Va bene. Stavo dicendo, prima che mi distraggo con altre cose, che Leao ha detto: quando torno parlo con Maldini. Mi ricorda qualcuno che quando torna parla con Maldini. Il problema è che, ragazzi, la gente se la prende con i giocatori, ma il problema siamo noi. Il problema siamo noi che facciamo offerte troppo basse e ridicole. Questo cosa vuole? Il tac, boh, non si capisce cosa vuole. Buongiorno. Buondì, io ho usato l'app e mi dice che sta arrivando Napoli 15, devo aspettare lui? Esattamente. Ok. Ho usato l'app e chiesto di Napoli 15 e arriverà Napoli 15, che dici? Ti sembra uno con la faccia da Napoli 15? Io non credo proprio, non credo affatto. Comunque, Leao quando torna ha detto che vediamo cosa si fa, e va bene. Benasser, Gazzetta titolo, la Gazzetta, la giornale della verità, quelli che proprio le sanno tutte, loro le sanno, loro insieme all'Audisa, guarda, sono il top dell'informazione. Rinnovo vicino di Benasser, ci siamo quasi, praticamente fatta, la prossima settimana si chiude. Guarda, ieri Benasser cambia procuratore, cioè, scusa, è tutto fatto e siamo già lì, c'è l'accordo, è vicino, si firma, cambia procuratore. C'è qualcosa che non quadra, no? Gazzetta, ma che combini? Poi se la prendono con il mio amico Fabio Bergomi quando dice le trattative vere non vanno in porto, non per colpa sua, e dice, cioè, ragazzi, ma la Gazzetta dello Sport, titolo in prima pagina, Benasser, Mila, siamo vicini, ha cambiato procuratore. Cioè, non è una questione che si fa o non si fa il rinnovo, magari si farà, lo spero, è una questione che è una notizia totalmente inventata. Cioè, se tu mi dici siamo vicini e il Milan ha parlato col procuratore e tu proprio quel procuratore lo cambi, vuol dire che la notizia da dove è arrivata? Da dove è arrivata questa notizia? Inventata totalmente. Quindi di cosa mi devo fidare secondo voi? Di cosa mi devo fidare? Mi devo fidare di questi qua? Io non mi fido. Finché non vedo le firme, io non mi fido di nessuno. Non è Napoli 15, è Olbia. O lo annulla, cioè, fai la chiama. Allora, vi dico una cosa, un segreto. Vi svelo un segreto per quelli che non prendono mai il taxi. Se voi fate la chiamata al posteggio taxi, al posteggio, i taxi non vengono. Non vengono. Perché non vengono? Provate a indovinare. Perché nel 90% dei casi, se tu prendi la chiamata al posteggio, tempo che arrivi al posteggio, il cliente, che non è un buon samaritano, prende un altro taxi a caso. Questo qua invece era anche bravo, che sta aspettando su Napoli 15. Ma di solito prendono un altro taxi a caso e tu vieni in curucù e perdi mezz'ora di lavoro a vuoto. Quindi di solito le chiamate dei posteggi o le rifiuti, proprio le rimbalzi, o non si prendono. Adesso voglio vedere se arriva sto Napoli, sono proprio curioso. Comunque, oggi è così, si parla un po' di tutto, un po' di più. Chiudiamo col mondiale. L'Inghilterra si è qualificata, dovrebbe giocare col Senegal di Ballo Touré. Devo parlare di Ballo Touré, ragazzi. Ho capito perché il Milan ha preso Ballo Touré. L'ho capito. Ieri ho avuto l'illuminazione.
di Ballo Touré. Lui è campione d'Africa, ragazzi, campione d'Africa, ma se voi andate a vedere, non ha giocato. Cioè, lui è campione d'Africa proprio perché non ha giocato. Lui non ha giocato, era infortunato. Vi ricordate che lui ha fatto forse mezza partita, si è infortunato, poi non ha giocato più. Quindi lui è campione d'Africa senza aver giocato. Campione d'Africa. Campione d'Italia, perché ha vinto lo scudetto col Milan, senza aver giocato. Senza aver giocato. Lui è campione d'Italia, campione d'Africa. E adesso il Senegal, indovinate un po', è agli ottavi. Il Milan ha fatto proprio la foto di Ballo Touré agli ottavi, complimenti. Ma lui non ha giocato neanche un minuto. Neanche un minuto l'hanno fatto giocare. Fortuna. C'ha sempre qualche problema, tra l'altro. Cioè, oltre che scarso, c'ha pure problemi. C'ha sempre qualche problema. E non ha giocato. Quindi lui lo prendono perché è l'amuleto. L'amuleto. Cioè, ragazzi, lui è l'amuleto. Noi l'abbiamo preso non per farlo giocare. Poi lui è l'eroe di Empoli, quindi ogni tanto gioca anche. Ma lui è l'amuleto. Non l'avevo capito sta cosa qua. Vedi, voi dite parli te che guidi il taxi, non capisci niente. Hai ragione. Perché io, da ignorante tassinaro, pensavo al calcio giocato. E invece no. Lui è l'amuleto. È stato preso per fare quel lavoro lì. Tipo la mamma di Lukaku. Cioè, non è che Lukaku sa giocare, è che c'è la mamma dietro che fa i riti. E così noi, per controbattere, dopo quello che è successo con Ibra, abbiamo preso un Ballo Touré. E infatti funziona. Funziona. E occhio l'Inghilterra, eh. Occhio Inghilterra. Guarda la formazione. Se vedi Ballo Touré in campo, allora sì che puoi passare. Ma se Ballo Touré non gioca, sono fatti tuoi, Inghilterra. Sono fatti tuoi. Occhio, che con Ballo non si balla e non si scherza. Un saluto a tutti dagli amici di Bello Ballo. Ci sentiremo alla prossima. Venerdì saremo in live su Fuorigioco. Tutte le settimane, ragazzi, martedì, venerdì saremo in live. Quindi cercate di esserci. Va bene? Ciao belli, alla prossima.